Ciao a tutti quanti amici pescatori. Oggi vi faccio un video su una richiesta che ho ricevuto molto spesso e quindi andremo a cominciare a parlare di canne, la selezione della canna ideale per la vostra pesca. Parleremo in particolare ovviamente di canne da spinning, quindi per il lancio degli artificiali. E il problema principale che si ha quando si va a scegliere una, si deve andare a scegliere una canna da spinning o una canna da pesca in generale, è che l'offerta è veramente infinita. E ci sono centinaia di marchi, migliaia di modelli, e questo può lasciare dei grandi dubbi. Infatti, quando spesso chiedo a un cliente: bene, voglio comprare una canna da pesca, bene, cosa ti serve? La faccia che spesso vedo fare è questa. Ok, scherzo ovviamente, ma è molto difficile, se non si hanno dei parametri di base, andare a scegliere il prodotto ideale per la propria necessità. Quindi cercherò di darvi i parametri per inquadrare, prima ancora di premere il bottone acquista sul nostro negozio boscolosport.com, quali sono i parametri per andare a scegliere la vostra canna perfetta. Allora, ci sono tre parametri secondo me che dovete avere ben in mente quando andate a scegliere una canna, e sono: che cosa volete lanciare con quella canna, quindi la capacità di lancio in termini di grammi, la lunghezza della canna, che si adatta ovviamente alla tipologia di ambiente che andrete ad affrontare, e la terza, il budget di spesa, e capire le differenze che ci sono fra una canna di fascia economica e una canna di fascia alta. Prenderò come esempio le canne da spinning per la trota native, quindi quella che si fa negli ambienti naturali, che è una delle più vaste come tipologia di canna che si può andare a scegliere, quindi è una delle scelte più difficili, e cercherò di guidarvi in questo ambito, anche se quello che vi faccio vedere adesso potrà esservi utile per la scelta anche di canne per altre discipline. Cominciamo a analizzare i tre elementi che vi ho indicato. Però lasciatemi fare una premessa: un buon negoziante, un buon negozio di pesca fa una preselezione dei brand e delle serie. Perché? Perché spesso un primo modo di scartare su migliaia di prodotti disponibili e andare a scegliere alcuni brand da considerare. Noi lo facciamo per professione da tantissimi anni, fare selezione di prodotti, e quindi voglio passarvi anche l'idea che è importante anche affidarsi a un negoziante che sappia ciò che sta vendendo, perché i rapporti qualità-prezzo non sono sempre positivi in tutti i brand. Vi faccio alcuni esempi. Le canne che vi presenterò nei video successivi a questo, o anche già cominciando da questo, sono Shimano, Molix, Majorcraft, Saint Croix, probabilmente a seguito anche Daiwa, ce ne sono anche degli altri, ma questi sono quelli che rappresentano per me la maggior parte delle vendite che facciamo in negozio. Perché? Perché queste sono le ditte che si sono dimostrate negli anni più efficienti nel costruire degli attrezzi che corrispondono alle esigenze dei miei clienti e che hanno proposto delle gamme di prodotto dall'ottimo rapporto qualità-prezzo. Vogliamo parlare subito dei prezzi in modo da levarci via questo importante argomento dall'inizio? Spesso è chiaro che alcuni pescatori possono essere dubbiosi sul fatto che effettivamente esistano delle canne da pesca dal costo molto elevato, così come esistono delle canne da pesca dal costo molto esiguo. Perché una canna, tra le canne che ho sul banco in questo momento e qui vicino, ci sono dei prodotti che partono dai 35, 40 euro, 30 euro, come può essere una Vengeance o ad esempio una Katana di Shimano, canne dal rapporto, cioè che sono veramente eccezionali per il costo che hanno, ma che possono andare benissimo per moltissime occasioni, per chi vuole iniziare, per chi ha bisogno di una canna secondaria, per chi vuole provare una nuova tecnica di pesca, ma che non potranno ovviamente avere le caratteristiche che ha una canna che magari costa 100, 150, 200 o anche 10 volte tanto. Perché, per farvi un esempio, ho qui sopra il banco, anche la stessa Shimano, volendo stare nello stesso ambito, propone tanto la Katana quanto ad esempio la X-Pride, una delle canne più belle e più performanti che ci sono sul mercato della pesca
a spinning, ma che ha i suoi motivi per costare molto molto di più di quanto costa una katana. O potrebbe essere queste che sono arrivate in questi giorni, che sono eccezionali e che, sulle quali farò un video perché me ne sono innamorato, che sono le Fine Tail Stream della Magicraft, che sono canne che stiamo facendo i prezzi in questi giorni, ma costeranno circa, non so, 2,70, una roba del genere, 2,80, dipende, ne fanno tantissime lunghezze diverse. Ma perché questa canna costa così tanto e quell'altra così poco? Allora, chiariamo questo argomento. Non bisogna stupirsi del fatto che ci siano degli attrezzi dal costo elevato, perché sono quelli gli attrezzi che permettono a un'azienda di sperimentare i nuovi materiali e di essere sempre al top per quanto riguarda lo sviluppo continuo e la miglioria sull'attrezzo. Questo però significa anche che ne beneficiano anche i prodotti che stanno sulle fasce inferiori, perché più un'azienda è in grado di costruire un attrezzo top di gamma, meglio saprà costruire anche un prodotto dove ci sono delle costrizioni di prezzo, dove devi riuscire a realizzare un attrezzo con dei budget inferiori. Che cosa hanno le canne da tanti soldi rispetto a quelle da poco? Allora, generalmente vi posso dire che si tratta principalmente di un rapporto fra quello che è l'azione della canna e la sensibilità della canna stessa. Se una canna economica sarà perfettamente in grado di catturare i pesci, sarà perfettamente in grado magari di gestire, lanciare determinati pesi di artificiali, altrettanto non è vero per quanto riguarda la sensibilità che avrete sulla gestione dell'artificiale, nel sentire effettivamente come si muove quello stesso artificiale, così come avere in mano un attrezzo dal peso più esiguo che vi permetterà di pescare più a lungo senza stancarvi. E sono adatte quindi le canne di fasce più alte anche ad utilizzi più intensivi, a volte anche più specialistici. Quindi bisogna capire a quale livello vi posizionate come pescatori. Siete dei pescatori che fanno una pesca saltuariamente, potrete fare un investimento più esiguo e essere comunque felici, contenti e soddisfatti e andare a pesca e divertirvi. Siete dei pescatori esigenti, quindi avete bisogno di caratteristiche specifiche e volete effettivamente un attrezzo che sia leggero, performante, rapido di azione, dovrete andare a spendere qualcosina in più. Ci sta nel mezzo tutta una serie di, tra il bianco e il nero, una serie di grigi che potranno rappresentare quello che è il vostro ideale, ma dovete sapere voi quanto siete disposti a spendere. Sono disposto a spendere 150 euro? Bene, ci sono 2, 3 o 4 alternative che possono essere ideali per il vostro scopo. Il punto numero 2 è sicuramente bisognerà andare a fare, secondo me, comunque queste scelte nelle gamme di brand che siano affidabili e che abbiano comunque grande cognizione di causa nel settore specifico di canne che voi volete andare ad acquistare. Punto numero 2, la potenza di lancio. È fondamentale da capire prima di andare a scegliere una canna. Quindi fatevi un esame di coscienza prima di entrare in un negozio di pesca o prima di cliccare acquista sul nostro store, perché mettetevi sopra il banco i 3 artificiali che volete lanciare con quella canna. 3 artificiali, i 3 principali. Perché se fra quei 3 artificiali ci saranno un rotante, un minnow da 5 cm e un minnow da 3 cm, dovrete cercare una canna che lanci per esempio bene i 3, 5, 6, 7 grammi. Okay? Se invece sapete che avete bisogno di, e quindi se dovete lanciare quei pesi, dovrete cercare una canna che lanci da 1 a 8, da 3 a 10 grammi. Se invece il vostro target è quello di lanciare distante e avete bisogno di cercate di insidiare delle trote di grossa taglia, per esempio, o volete provare la trota marmorata perché ne avete vista una, volete cercare di insidiarla, avrete bisogno magari di una canna che lancerà 20-25 grammi. Ricordate che le scalature di grammatura delle canne generalmente funzionano meglio nella parte bassa piuttosto che nella parte alta, per cui se una canna lancia da 7 a 20 grammi, sarà più a suo agio a lanciare intorno ai 10, 11, 12 grammi generalmente, mentre sarà molto più in difficoltà a lanciare la massima grammatura, così come la minima. Cioè cercate di centrare nel mezzo quello che voi volete andare a lanciare, sempre considerando anche il fattore della corrente stessa. Generalmente le case fanno già questa considerazione, però tenete conto che un artificiale che fa molta resistenza in acqua su una canna particolarmente leggera potrà tendere a darvi un'azione della canna piuttosto mettere in difficoltà l'azione della canna. Altrettanto importante è considerare l'elemento
della gestione dell'artificiale. Quindi questo è un senso generale per darvi un'idea che è molto molto importante pensare non tanto a mille fattori, ma quanto cosa volete lanciare, dove volete andare a lanciarlo. Il punto che riguarda la lunghezza è ovviamente relativo all'ambiente che volete frequentare. Se voi pescate in torrente di alta montagna e entrate in acqua con i water, fate molti lanci da sotto perché sopra avete alberi o fate molti lanci di lato, avrete bisogno di una canna corta, ok? O se utilizzate molti gerche e volete gercarli stando a canna bassa, sarà difficile farlo con una canna da 3 metri, ok? Quindi spesso le canne da torrente specifiche vanno, sono tutte inferiori ai 2,10 m. Partono anche da misure veramente piccole, come può essere il 1,80 m, il 1,60 m, il 1,50 m, fino ad arrivare a degli estremi. Ne avevo una qui prima, di cui mi sono innamorato e che penso che tornerà a casa con me, che è proprio la Fine Tail 4 piedi e 6. Ecco, come vedete io sono seduto. E questa è la lunghezza della canna completa, non è il manico, è tutta la canna. Canna eccezionale, manico cortissimo, poi ve le mostrerò in un video a parte queste Fine Tail perché ne sono veramente innamorato. Così come si potranno avere invece quando siete in ambienti di fiume molto ampio, avete bisogno di lanciare a 20-25 metri, anche 30, anche di più, non pescate dalla riva, non avete accesso diretto in acqua, magari avete sponde scoscese, oppure a volte avete canneti, ostacoli, adesso faccio degli esempi un po' a caso, vegetazione da superare con la punta della canna, o volete fare una pesca a canna alta, sarà molto utile andare a orientarsi su canne che possono essere anche 2,70 m fino ai 3 metri. Bene. Dati questi parametri, voi avete già un'idea che per risolvere il vostro dovrete andare a avere in mente quale grammatura, quale lunghezza e il vostro budget di spesa. Con questi tre elementi potrete affidarvi a un negozio professionale e che ha fatto già una selezione del prodotto e andare a scegliere con tranquillità il vostro prodotto ideale. Detto questo, vi saluto e vi rimando a un prossimo video dove vi farò una rappresentazione di tutte le canne che abbiamo inserito relativamente recentemente nel nostro store, che riguardano i marchi Shimano, riguarda il marchio Monix, riguarda il marchio Magicraft e riguarda il marchio St. Croix. Spero di vedervi presto nel prossimo video. Ciao a tutti quanti, bye bye!